Salve ragazzi ed eccoci ad una nuova video recensione di cinefusi.it. Come al solito, prima di cominciare con la recensione di oggi, sigla! Il film di oggi è The Post, diretto da Steven Spielberg, uno dei più grandi e famosi registi al mondo, noto per pellicole del calibro di Lo Squalo, I Predatori dell'Arca Perduta, Jurassic Park, eccetera eccetera. Ma torniamo subito al film di oggi, The Post, il quale ci racconta della famosa pubblicazione di documenti top secret del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, pubblicati prima sul New York Times e successivamente sul Washington Post, i famosi Pentagon Papers, che raccontano della guerra del Vietnam e non solo, e che scatenarono nel 1972 lo scandalo Watergate, che portò alle dimissioni del primo presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon. Il cast del film è composto dalla protagonista Katharine Graham, editrice e proprietaria del Washington Post, interpretata dalla grandissima Meryl Streep, scelta decisamente più che azzeccata, almeno secondo me, perché non c'era attrice al di fuori di lei che potesse interpretare una donna così importante all'interno della storia americana. Inoltre è stata giustamente premiata con l'ennesima nomination agli Academy Awards, ovvero la sua 21esima nomination, nonostante abbia solamente, tra virgolette, vinto 3 premi. E credo che anche quest'anno si dovrà accontentare della sola candidatura, dato che l'Oscar sembra essere già in tasca a Frances McDormand per la grandissima interpretazione in Tre Manifesti a Ebbing, Missouri. Infine, è da sottolineare anche che la sua prima collaborazione con il regista Steven Spielberg, naturalmente senza contare il doppiaggio in AI, intelligenza artificiale, ed in più è sorprendentemente la prima volta che recita al fianco di un altro grande attore e appunto l'altro protagonista, Tom Hanks, il quale nel film riveste i panni del direttore del Post, Ben Bradley, anche lui scelta azzeccatissima anche quando è diretto da Spielberg, da sempre il meglio di sé, nei panni appunto di questo direttore, regalandoci un'altra delle sue grandi interpretazioni, nonostante, anche se non è stato premiato con la nomination. Poi tra i tanti vari non protagonisti della pellicola abbiamo Robert McNamara, ex segretario della difesa durante la presidenza Kennedy e la presidenza Johnson, interpretato dal famoso Bruce Greenwood. Poi c'è l'attivista americano Daniel Ellsberg, interpretato da Matthew Rhys. Poi ci sono anche i vari giornalisti del Post, come Beth Bedikian, interpretata da Bob Odenkirk, Lely Whitmut, interpretata da Alison Brie, Howard Simons, interpretato da David Cross, Philip Jaley, interpretato da Pat Haley, e molti altri ancora. Infine, tra gli altri personaggi della pellicola abbiamo anche Arthur Persons, interpretato da Bradley Whitford, Antoinette Bradley, la moglie del direttore del Post, interpretata da Sarah Paulson, Fritz Bibi, interpretato da Tracy Leeds, i due legali, interpretati rispettivamente da Jesse Plemons e Zach Hoods, ed infine l'editore del New York Times, Abraham Rosenthal, interpretato da Michael Stahlberg, attore che ultimamente vediamo un po' ovunque, dato che è presente anche in altri due film pluripremiati e plurinominati, The Shape of Water di Guillermo del Toro e Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino. Ma torniamo a The Post, un film che mi ha sorpreso e mi è piaciuto per diversi motivi. Su tutti c'è naturalmente l'elemento che più mi colpisce in questo genere di film, ovvero riportare sul grande schermo eventi reali accaduti tempo fa, molto conosciuti, e che si possono studiare sui libri di storia. Però, naturalmente, i fatti devono essere ben trasposti sul grande schermo, proprio come in questo caso, grazie al fantastico lavoro di Steven Spielberg alla regia. Naturalmente, le capacità e le qualità di Steven Spielberg alla regia e non le conoscete tutti e sono ben note. Ma non è mai così semplice parlare di eventi così importanti e riportarli in maniera efficace sul grande schermo. Però già con il più recente, Il Ponte delle Spie, Spielberg ci aveva dimostrato che eventi di una certa portata è davvero in grado di riproporli attraverso la settima arte. Però è solo da pochi anni che si è passato dal portare sul grande schermo storie di giornalismo più inventate, come ad esempio La Signora del Venerdì di Howard Hawks, il capolavoro Quarto Potere di Orson Welles o il più recente Nightcrawler di Dan Gilroy, arrivando alla creazione di veri e propri thriller cinematografici tratti da storie vere, grazie soprattutto a quanto accaduto nel 1972. E grazie anche al film Tutti gli uomini del presidente del 1976, pellicola che ha sicuramente dato vita al cinema d'inchiesta, che però ha trovato la sua
diciamo, ascesa in questi ultimi anni, o meglio, da quando è nato internet, ovvero l'accesso a molteplici informazioni attraverso pochissimi click. L'ascesa di questo genere è portata da film come ad esempio Insider di Michael Mann, oppure Good Night and Good Luck di George Clooney, ma anche dal recentissimo ed attualissimo Il caso Spotlight di Tom McCarthy. Insomma, The Post fa sicuramente parte dei migliori film sul giornalismo della storia del cinema. Per questo, tra i tanti aspetti positivi, c'è sicuramente la già citata regia di Steven Spielberg. Ma ci sono anche la fotografia, la ricostruzione comunque degli anni 70 ed anche le varie interpretazioni. Su tutti spicca naturalmente l'interpretazione di Meryl Streep, grazie alla sua fantastica prova nei panni di una delle donne più coraggiose della storia americana. Ma sono stati davvero ottimi anche il già citato Tom Hanks e alcuni vari non protagonisti, tra cui spicca sicuramente la prova di Bob Odenkirk, attore che si è cominciato a fare un nome attraverso le serie di TV Breaking Bad e Better Call Saul, e che sta cominciando anche a farsi conoscere sul grande schermo grazie a film come questo The Post e anche al Nebraska di Alexander Payne. Infine non posso non citare la favolosa colonna sonora composta da John Williams all'ennesima collaborazione con Steven Spielberg, colonna sonora che inoltre mi ha ricordato certe tonalità di un altro film del regista statunitense, ovvero Prova a prendermi, uno dei miei film preferiti del maestro. Mentre tra gli aspetti positivi della pellicola io ho solamente trovato il ritmo che nella seconda parte cala un po', diciamo che il film rallenta e perde l'esplosività che aveva creato nei primi minuti e che ha ricreato nel fantastico finale. Io però ho notato altri grandi aspetti negativi in questa pellicola. Per questi motivi il mio voto generale a questo film è un 8. Un buon film che racconta di persone coraggiose che hanno preferito parlare e non tacere pubblicando dei documenti top secret che hanno rivelato verità nascoste dal governo e che hanno causato le prime dimissioni di un presidente americano, in questo caso Richard Nixon. Un film in generale davvero ben fatto e che si è assolutamente meritato la candidatura nella categoria miglior film ai prossimi Oscar, anche se credo che non riuscirà a vincerlo, dato che credo che il premio se lo giocheranno The Shape of Water di Guillermo del Toro e Tre manifesti ebbi in Missouri di Martin McDonagh. Insomma, questo The Post è un film molto forte, vero cinema d'inchiesta. Steven Spielberg è riuscito a rendere una storia del genere davvero intrigante e misteriosa, nonostante comunque siano fatti molto conosciuti, e senza cadere mai nella banalità. Il tutto reso alla grande grazie ad un finale sorprendente, un vero colpo da maestro che ha dato quel tocco in più al film, rendendolo un'ottima pellicola. Detto questo, vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete lasciare un like e condividere questo video sui vostri social. Inoltre, a necinefusi.it non ci trovate solamente qua su YouTube, ma soprattutto sul sito web, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, di cui trovate i nomi qua in alto, a qualche link qua nelle schede, tutti i link qua sotto in descrizione, sempre qua sotto in descrizione trovate offerte Amazon e tutti i link dei trailer dei film citati all'interno di questo video, questa volta sono davvero tanti. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!